Saverio, svegliati. Saverio, svegliati, è ora. Svegliati. Saverio, svegliati. 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 Saverio! Saverio! Ancora non ti alzasti? La sveglia sono! In tre ci si mettono a svegliarmi la mattina. La sveglia, mia moglie Teresa e Di Vittorio, unico mio ispiratore, mia guida, fin da ragazzo. Fin da quando, cioè, venni a Roma dalla natia Sicilia a cercare lavoro. Era il 1956. Lavoro sì, ce n'era, ma solo per gli impiegati dell'ufficio collocamento disoccupati. Uè, Tonino, hai visto? La Pirelli scioperò. Beh, a Milano. A Milano, non sei contento? Ma che me frega dei milanesi? E poi se scioperano vuol dire che c'hanno da lavorare, guarda. No, è che si sta risvegliando una certa coscienza dell'operaio, capisci? Amici, fratelli, noi faremo qualcosa per dimostrare la nostra solidarietà con i lavoratori del nord. Quei poveri disgraziati della Pirelli scioperano anche per noi. Noi dobbiamo fare qualcosa. Sì, gli faremo una colletta. Niente colletta, cretino. Noi faremo una marcia. Ma guarda. Sì, una marcia. Lavoratori romani, unitevi. Noi faremo una marcia su Milano per manifestare la nostra rivolta contro la classe padronale e sfruttatrice. Pochi siamo, saremo un 400, 500. Ma che ce ne fotte? Che ce ne fotte? È il simbolo che conta.
Siamo arrivati a Milano. Ah. Visto l'alambro. Ancora una cinquantina di chilometri. Sei contento, Tonino? Tonino? Tonino! Tonino! Ma che fai? Pure tu mi abbandoni! Ma non pensi ai compagni nostri, tra Pirelli, che scioperano! Ma io non mollo! Dovesse scattare, io non mollo. Danna dirva là profondo, di vittoria cominciò la scalata in capo al mondo, e lo zenith gli sfiorò, e gli sfiorò. Non ce la faccio più. Sei bella, bionda, sei milanese, tedesca. No. Genovese. Palermitana sono. Pireto Teresa mi chiamo, e voi sia? Da Vizzi Saverio di Cuminna di Trabbia. Piacere. E piacere è tutto mio. I miei genitori. Vuoi sia benedica. Benedica a tutti. Benedica. Perché mi avete riportato in Sicilia? Ma non sì in Sicilia. Sì, a Bissola Lambro, provincia di Bergamo. Lavoratori del sud siamo, emigrati come tia. Io devo andare. Ti ringrazio, brava gente, ma devo andare. Ne vai. Troppo debole per camminare sei. E lo sciopero alla Pirelli. Un sciopero? Finito di una settimana. Finito. Finio. Così, dopo regolare corteggiamento e rapido fidanzamento, mi coniugai con Piredda Teresa. Ehi, Teresa, bella era il giorno delle nozze, proprio bella. Ora meschina è un po' cambiata, si è come appesantita, ecco. E per forza mangia sempre cannoli, panettoni, sfincioni, paste, anche cioccolata, purché sia svizzera. Quella italiana no, le rovina la linea, dice. Saverio! Saverio! Ancora non ti alzasti? La sveglia sono! Acci tua! Eh sì, dormo nel bagno per questioni di spazio. La famiglia nel frattempo si è ingrandita. E anche per sopravvenuto disgusto sul fatto erotico coniugale. Ma nella vasca non si dorme male, se non fosse per il rubinetto che tutte le notti, verso l'alba, si mette a gocciolare. Così, con l'umidità, mi è venuta pure una punta d'artrite. Ho 36 anni. Tanti per un operaio, tanti. Perché i 36 anni dell'operaio corrispondono ai 50 del padrone, con dieta, massaggi e vacanze a Cortina. Ciao, papà. Ciao. Questa è Delia, secondogenita. 15 anni. Dorme nel mio ex letto matrimoniale con mia moglie. 15 anni, ma 18 ne mostra. È mostro, altro se mostra. Quella minigonna che porta dice che è la più lunga che ha. Hai capito? Ciao, papà. Ciao, papà. Buongiorno. Figlio Giuseppe, 16 anni, primogenito, dorme in un vano ricavato nel corridoio. Perlomeno lui ha l'asciutto. Però suona, suona. A 16 anni è già stato tutto. Contestatore, beat, hippie, pop. Per me è solo fesso. Giuseppe. Per piacere, vai, va. Vai. Io naturalmente potrei pure dormire qui, nel salotto. Ma per Teresa il salotto è sacro. È ancora sotto cellofan dal 58, che lo abbiamo comperato. Saverio, sulla poccione te stai sedendo! Lei dice che è per i ricevimenti. Ma chi mai ci dobbiamo ricevere noi? Chi? I 4 più 4 di Nora Orlandi? Lasciamo perdere, va. Saverio!
bisogno ce l'assa. Sto qui a Bissola Lambro, provincia di Bergamo. Altezza sul mare, 1,075 m. Abitanti 859, me compreso. Ecco, questo è il tempo normale qui a Bissola. 350 giorni di nebbia l'anno su 365. Gli altri o piove o nevica. Lavoro alla Tamperletti Frigoriferi, reparto montaggio. Tamperletti con amore, come dice il carosello. Ma che mi corro se non si vede un bene amato? Comunque con gli anni ci ho fatto il callo. Guido, come si dice, a orecchio. Ecco, ora passo di fronte alla bottega del fabbro. Poi supero il fontanile. E qui c'è la chiesa. Subito dopo voltare a destra per il bivio. Ora! Questa madre santissima! Mannaggia alle capre e ai campanacci! Oh, cornote! Tira, tira! Le dura la vita di questo campo, vero? Buon uomo, eh? E tu sei costretto a sgobbare sempre? Pioggia, gelo, eh? Sempre! E sei tutto solo qua a lavorare? Lavori solo? Di un po', chiacchierone. Ma non hai voglia di ribellarti contro il padron, eh? Ladro e sfruttatore che ti costringe a lavorare come una bestia, eh? Bestion. Chi l'è la tifondista? Il padron? Chi l'è il padron qua? Chi l'è? Son mi. Ah. Vabbè, stavolta non ci avrò azzeccato. Ma è mia natura essere sempre contro chi comanda e contro ogni sopruso ai danni del lavoratore. Sempre. Fin da quando entrai alla Tamperletti S.P.A. Begli anni quelli. 15 anni di scioperi, di lotte sindacali, di rivendicazioni. Sempre in prima linea, faccia a faccia col vecchio commendatore Tamperletti. Poi venne l'autunno caldo. E io ero di picchetto contro il crumiraggio. Lo chiamano autunno caldo, minchia. Ah. Sì! Ehi, che ti strilli? È morto il commendatore Tamperletti. Ah. Beh, che ti devo dire? Mi dispiace. L'ha ereditato la baracca tutto il figlio. E dottor Luigi, quello mi pare più duro del padre, un cornuto. Ma che? Ha firmato il nuovo contratto, si riprende il lavoro. Alleger, eh? Alleger, vieni via, visti, è finito il tempo degli scioperi. Ma è vero! E si riprese il lavoro con rinnovato fervore. Vedo che lei è di nuovo in sciopero. Sì, ma adesso c'è una questione più grave. Bene, signora Vizzi, mi vuol dire perché sta facendo questo nuovo sciopero della fame? Dunque, io quando... Così la sua biografia è completa. Ciao, Saverio! Ciao, Calamito, Saverio! Ciao, coraggio, Saverio! Coraggio, eh! Tranquilli, state tranquilli. Ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie. Allora, me lo dica in due parole. La mensa! Vogliamo la mensa operaia! Bravo, bravo, Saverio. Che mi hai portato? Ti ho portato un po' di caffè caldo. Ah, caffè caldo, grazie. Ciao, Saverio. Ciao. Bella lettona mia. In gamba, Saverio. Ciao. Ma che ci hai messo lo zucchero? Che sei diabetico. Che c'entra il diabete? Lo zucchero è un alimento. Ma io... Che vuoi che metta a barare? A barare adesso? Grazie al sciopero della fame è questo. Tieni, va. Ciao, cara, va. Ciao. Se non si dovesse sposare tra un mese, so io cosa ci farei a Piccerid. Lei di che corrente sindacale è? Nessuno, indipendente, libero pensatore. Fuori dal gregge. E gli esponenti del sindacato cosa pensano di questo suo atteggiamento? Disapprovano. Vorrebbero trattare. Ma non hanno esperienza, non hanno. Fatti ci vogliono, non parole. Lei lo sa che una volta Di Vittorio fece lo sciopero della fame contro gli agrari per 11 giorni? Nel 20 a Cerignola. Brava. E io che credevo che voi donne non capivate una minchia. Prego? Mi scusi, un membro. Alla lotta coi padroni Di Vittorio si votò e sul lume...
busto e sul denaro. Il Peppino ci sputò. Pum, pum! Allora, cosa mi fa, Ravizzi? La piatti di fare il pirla. Vado a dormire, domani è domenica. L'Atalanta gioca in casa. Vuol due biglietti per la tribuna, faccia il bravo. Senti, da per le Luigi, io da qui non mi muovo. O la mensa o Nisba. Dovessi lasciarci la pellaccia. Ravizzi, lasci che le dica questo. In primo luogo, io con lei non ci posso trattare, perché altrimenti scavalcherei i sindacati e non mi sembra giusto. Secondo luogo, anche se so di parlare con una testa di marmo, io le voglio spiegare la situazione economica. Ah, quanto parli, Tamperletto Luigi. Ma che stai facendo, un comizio? Bello sto Ferrarino. E il Lamborghini che avevi il mese scorso l'hai fatto? L'hai buttato via? Eh? Ma non mi faccia ridere, Ravizzi. Non mi faccia ridere. Fatto una risata dopo sto cartellone. Ma dico, ancora oggi lei mi fa il solito discorso idiota dell'operaio poveretto che muore di fame e il padrone grasso che va in Ferrari. Perché, non è vero? No, no! Prima di tutto perché questo è un Maserati. Citroen. E poi perché demagogia, andiamo. Allora, Ravizzi, si sta facendo tardi, dai. Piantili tutto e venga con me, la invito io dal Nanni. Parliamo davanti a un bel piatto di tortellini alla panna. Spuntature di maiale con polenta. Fagioli all'uccelletto, zuccotto al rum, una... Ma culo! Che rovina. Chi è? Saverio, Teresa sono. Ciao papà, come stai? Così. Oh, Tere mia, sempre con le cosce di fuori, col freddo che fa. Ma papà, ma ho il collante. Ma perché i collanti che tengono caldo? Madonna, madre mia, Saverio, tu così non puoi continuare, tu ti ammali. Teresa, non ricominciare. Io qui sto in trincea, questa è una guerra. Ma oggi si fa l'amore, non la guerra, papà. Sta zitta tu, ignorante scostumata. Che è sto odore di cipolle? Frittata, Che? Frittata, Sei uova cimisi freschissime, Saverio. Mangia, mangia, Saverio, nociati che sei sciupato. Teresa, non ti mischiare. Teresa, ma tu non capisci niente. Sì. Non hai capito mai niente, né di onestà. Mangia. Né di lealtà. Bravo, bravo, Saverio, bravo, mangia. Coraggio, che nessuno ti vede. Vattene via, vattene via, Teresa. Via, via. Andiamo, Teresa, che tuo padre passo, figlia. Andiamo, ma... Via. Sei uova cimisi. Via. Donnette, meschinette, che ne possono capire di progresso sociale? Che ne possono capire? Mi tentava, e io stavo per mangiare, stavo cadendo. Bella, Bella, bella figliola. Ha proprio tutto quello che ci vuole, seni, gambe, Anche un telefono. Come no. E io devo scappare. Alle 11 ho un appuntamento in municipio con il consiglio della fabbrica. Ah, per l'affare della mensa. Lo sa anche lei? Lo sa anche la stampa. Buongiorno. 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 Questa qui la tenete per la reclame delle vitamine? L'ha visto? Sciopero della fame alla Tamperletti. Il ecco, solito Ravizzi. Così. Bene. Perché c'è su quella roba lì? Patrizia, a me mi piaceva di più quando era nuda. Tempo, serve per il Doremi intimo. Ah, senta, provi questa. Che roba è? È Deutsch Cola, una nuova bibita. Oh. Ho l'incarico del lancio pubblicitario in Italia. Ma proviamo. È buona. Sa di birra? Beh, è tedesca. A proposito, io avevo pensato di collegare i nostri interessi insieme. Si spieghi. Per questa bibita qui ho bisogno di un lancio pubblicitario su una base completamente popolare. Ora, la sua fabbrica ha 150 tra impiegati e operai. Chi li convince quelli lì a bere quella roba? Beh, io direi di installare 4 o 5 distributrici automatiche nei diversi reparti e con il ricavato del budget pubblicitario della Deutsch Cola... Sì? Io le finanzio la mensa.
Riassumendo tutto il discorso, quindi, l'unica affermazione valida è che noi dobbiamo, quindi, a questa unità di azione, a questa coesistenza sindacale, vero? Se oggi l'accordo per la mensa degli operai sia un fatto compiuto, è vero? E viva la mensa operaia! Bravo! Speriamo che la mensa si mangi poi così, eh? A me. Per me ce l'abbiamo fatta anche grazie a Ravizzi. No, mio caro, malgrado il Ravizzi, nella lotta di massa gli individualisti sono sempre pericolosi. Il Saverio deve mettersi in testa di entrare nell'organizzazione. Mi deve fare la rotellina anche lui, come tutti, come te. Rotella sarai te. Dai, io sono il reparto confezioni, prima categoria. E comunque dico grazie a Ravizzi, hai capito? Giusto! Un applauso anche per il Saverio. Bravo! Anzi, a proposito, dove è andato il Ravizzi? Ma lo sa che abbiamo vinto? Sì, ma qualcuno glielo ha detto. Ma l'avete avvertito almeno? Angelo! Io che cosa c'entro? Lui glielo doveva dire. Io no, io ha detto a te di chiamare. A me? A lui glielo doveva dire. A me? Ma era lui che glielo doveva dire. Ma no, a me non hai detto ma cosa dici? Saverio! È bravo. Urca se ci sa fare. Ma chi? Claudio Villa, il migliore. È il reuscio. Lascia lo stare, senti. Claudio Villa. Abbiamo vinto. Il padrone ha firmato. Ci dà la mensa. Mi sono serio, Marisa. Non stai mica scherzando. No, è la verità, Saverio. Chissà che faccia faranno quelli dei sindacati. L'hanno capito che è tutto merito mio, eh? Sì. Ma vieni, dai, su, vieni. Sono contento, sono. E dove mi porti? A mangiare, sbrigati, ti aspettano tutti. Ma che fai? Dai, no, 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 mi reggo da solo, mi reggo. Come sono contento. Ce l'abbiamo fatta, Marisa. Ce l'abbiamo fatta. La Chico vi ringrazia. Pronto? Sì. Ma morti, non irritano. Marisa! Aspetta! Mi si sono arrugginite le gambe! Dai, avanti! Non l'ho trovata ancora. Venite! Ciappa! No, basta. E mangi ancora un po', dai. Non ce la faccio più. È stato 8 giorni a digiuno. E mangi. Ma mi sono mangiato 2 piatti di fettuccine, un risotto, una streppa così di brasato, 2 costate di manzo, la bagna cauda, ho fatto pure il pensimone. No, non ce la faccio più. Tutta salute, alla faccia del Zamperletti. Sì, è vero. Marisa, ma che fai, eh? Te lo meriti, Saverio. Porcona, ma che baci con la lingua, perché? Baci. Perché? Ti dispiace? Marisa, lo sai, ce lo sai, eh? Se tu non ti dovessi sposare tra un mese. Beh, che faresti? Mi disifarei. Orca, se mi disifarei. E che fai? Ti spogli davanti a tutti? No, la faccio che mi scoppia. Non t'ho capito, ti mascalzone. Lo so cosa vuoi. Marisa, ma come? Per 2 anni ti ho fatto il filo e tu proprio adesso, ah? Te lo meriti, ci hai fatto vincere. Sei stato ma bravissimo, ci vedono. Dai. Che ti rovini la reputazione? Dai, vieni. Vieni, dai, non fare il timido. Ma dove li porti? Si possa... In mezzo ai prosciutti. Marisa, basta, prego, guarda se si tiene. Spogliati. Sì, mi spoglio. Allora, il conto? Tutto pagato. Ma come pagato? Hai pagato tu? Io? Ma va! A me è corretto col branco. Oh, che sorpresa! E chi è che ha vinto tutto il calcio, cosa? Che me vuoi dire chi è che ha pagato? Chi è stato? Saverio Ravizzi. Saverio Ravizzi! Aiuto, ragazzi, gli è ciappo un colpo! A Saverio, gli è preso un colpo! Presto, portiamolo in infermeria, dai! No, ma che infermeria? Niente infermeria. Portatelo all'ospedale. È inutile, dopo mangiato fa male. Il dottore è molto occupato. Lo so, anch'io sono molto occupato. Ehi, là, già in piedi. Non ci speravi, eh? Minchia, Luigi, qui bisogna parlare seriamente. Mm.
Dica pure, Ravizzi. Bellinelli Vezio, Marchini Nereo, De Paolo Sistelvio, Tacconi Mario. E chi sono sti quattro? Operai, lavoratori. Tutti multati. Da 10 giorni si beccano una multa. Basta, chiaro? Di che reparto sono? Montaggio. Signorina, mi faccia venire su il caporeparto del montaggio, per favore. Per quale ragione sono stati multati? Un quarto d'ora di ritardo la mattina. Andiamo, Ravizzi, non mi faccia ridere. Si mette anche lei a fare l'avvocato delle cause perse adesso. Eppure il regolamento di lavoro lo conosce meglio di me, no? Ecco qua. Sono legittime le sanzioni prese a carico dei lavoratori che fanno ritardo sul lavoro. Tenga! È inutile mi fai vedere il regolamento, lo conosco meglio di te. Questo è un caso particolare. Da Bissola, il pullman fino a 10 giorni fa arrivava fino qui, alla Tamperletti. Alle 7 davanti al cancello, in orario per l'entrata, chiaro? Chiaro. E da 10 giorni, porco Kaiser, niente più fermata. E i ragazzi dovrebbero fare, a piedi, i 3,5 chilometri, da Bissola qui in 5 minuti. E che c'hanno le righe ai coglioni? Mi ha chiamato il signor Tamperletti? Ah, sì. E come mai il pullman della Satif non ferma più davanti alla fabbrica? Abbiamo chiesto spiegazioni, dottore. Dicono che la fermata, per soli 4 passeggeri, creava una passività. E allora... Vabbè, allora, se creava una passività... Me ne sbatto io della passività. Dovevate muovervi, agire, iniziare una lotta d'oltranza per difendere gli interessi di una minoranza di lavoratori. Parole, parole, fatti ci vogliono, Tamperletti, fatti! Allora, Bellinelli Vezio! Presente! Eh? Tu che lo portà? Ho portato un comodino e una sedia. Metti là, bene, metti là. Marchini Nereo! Presente, sul chi è? Cos'è? Ha portato un divanetto. Ah, io. Bravo. Vedi qui, per lungo. Così, per lungo. Bravo. De Paolis Stelvio! Presente. E questo cos'è? È un tappeto. Ma come un tappeto per fare un blocco stradale? Ma che cosa c'hai a posto del cervello? Un involtino! Il tappeto non ha consistenza! Vabbè, metti là, va. Ti assicuro che testi. Tacconi Mario! Tacconi, Mario Tacconi! Mario. Tacconi! Tacconi! Dai, sempre in ritardo! Sto arrivando! Non mi scazzate! Vedi qua? Dai, fegati! Vieni che facciamo il blocco! Brigatevi! Allerta, ragazzi, mi raccomando, allerta! Oh, porca! Ma questo non è dei nostri. Ma cosa siete, dei terremotati? No, è un blocco stradale, ma non è per lei. Spingali siete con tutti questi mobili per la strada. Vada tranquillo, ci scusi, tranquillo, un corno. Ci scusi, ma guarda che roba, Ci siamo, ragazzi, il pullman della strada vi sta per arrivare. Oh, ma che state a fare? Una briscoletta. Che avete messo, su casa? Eccolo! Le luci! Eccolo, sta arrivando! Schieratevi dall'altra parte, presto! Schieratevi dall'altra parte, davanti mi ci metto io! Mi ci metto io davanti! Pronti, Non vi preoccupate che si fermano, non abbiate paura! Pronti allora! Pronti! Pronti! Fisarmonica. La poltrona di mamma. E chi glielo dice? Il comodino. Ma guarda qui il comodino, ce l'ha tutto rotto, il comodino. La battaglia perduta non è niente. Ma vaffanculo tu alle tue idee di merda. Noi uniti combatteremo. Fula. E domani raggiungeremo altri obiettivi. Fula. Aumenti. Fula. Integrazioni. Fula. È partito la partita. Aiuti a noi! Non capite un tutto! Bestie! Cretine!
Ma sei matto? Vin via gli occhiali che non ci vedo più. Signori, qui sono di Ronda Medo. Di Ronda Medo. Calma, calma, non vi ho fatto alcun male. Con male, vado, scendolo. Questo di Ronda Medo, pigliolo, scendolo, tutto il mondo. Quella buona, 8 chilometri a piedi. Il pullman non è neanche mio, roba da galera. Dirottatore! Sì, lo so chi era quello là. Vestito da barbù, parlava mica bene l'italiano, le rompe da il. Scusa, mi è saltata una saltatura, scusa. Senta, Ravizzi, che fai? Riprovali adesso, mi sono soffiato il naso e ho perso il ritmo. Senta, tu piuttosto cerca di trovare un modo nuovo per fare i frigoriferi. Non è questo. Hanno rubato il pullman della Sati. E a me? Non penserai mica che sia stato io? Magari sei stato tu perché ti volevi cambiare la macchina, Tamperletti. Yeah, faccia il bravo, Ravizzi. Il mio papà le voleva bene, lo sa, no? Io sono qui per aiutarla, Ravizzi, Davvero mi vuoi aiutare? Certo. Beh, allora leggi questo e io vado a fare un goccetto d'acqua. Tieni, divertiti, va. Mette qualcosa, no? Fermo. Venga. Fa meglio, cofo. Cofo, cofo. Dopo 20 anni di stare al nord parla ancora sta maniera. Niente fu. Anzi, sono allegrissimo. Sono meglio. Allora, visto che sei tanto allegro, perché non mi porti domenica in Svizzera a mangiare la cioccolata? E vado al droghiere, lì troverai tutta la cioccolata svizzera che vuoi. Sì, Saverio, però non è Svizzera. E che ti frega, frega. Ah. Dove sono i ragazzi? Dai ad un amico a fare i compiti, E Giuseppe, con la moto Giletto, ci sai. Alla sua età le ragazze. Io alla sua età lavoravo. Non sapevo nemmeno come erano fatte le ragazze. Ma altri tempi, Saverio. Anche alla sua età non sapevo come si faceva l'amore. Perché ora lo sai. Che vuoi dire, Saverio? Niente, niente. Gesù Maria! Gesù Maria! Ci sono due signori maresciallo dei carabinieri! Che vergogna, Saverio! La polizia è in casa nostra! Sta zitta, mica vengono da noi! Con tanti inquilini che ci stanno! C'è quel ladro del terzo piano che già se ne esce dalla galera! Da noi vennero, Saverio! Saverio, che faccio? Che faccio, Saverio? Vado a aprire, ma io non ci sono, chiaro? Invento una scusa qualsiasi, di che sono andato a comprare le sigarette, chiaro? Va bene? Capito? Sì, sì, ho capito. Chiaro? Sì, chiaro. Io non ci sono. Ho capito, mica sono cretina. Buonasera, signora Teresa. C'è Saverio? Sì, certo, in cucina è. Mi sfuggì. Ma dico l'unica. L'unica siciliana che confessa tutta la polizia. Buonasera, Ravizzi. Questo è l'autista del pullman rubato. E questo signore è il proprietario. Piacere. Accomodatevi. Saverio, noi abbiamo seri dubbi che il pullman te lo sei preso tu. Io? Ma il mio autista qui l'ha riconosciuto, vero, Minozzi? Sì, sì, è lui. Permetti. Ti riconosci ancora? Beh, certo che ti riconosco, anche senza occhiali. Sei tu, oh, ma visto, Pete. Andiamo. Sei bravo, tenente Sheridan, ma sta attento. Teresa, accompagna i signori. Prego, di qua. Vieni. Va là. Intanto io scambio due paroline confidenziali con questa signora.
Io conoscerei un tale che ti potrebbe fare riavere il pullman. Ho capito. Quanto? No, 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 niente soldi, mica morto di fame. Solo due condizioni. Sentiamo. Ritiro della denuncia. E poi? E ripristino della fermata davanti alla Tamperletti. Ci devo pensare. Prendere o lasciare. Lo sai che i pullman sono materiale infiammabile? Ma cos'è, un ricatto? Sì. Ah, beh, allora prendo. Dov'è il mio pullman? Là, nella cava abbandonata. Ingegnoso. Posso venire anch'io? Venga, venga. Male come nascondiglio, eh? È meglio squagliarcela subito, prima che arrivi qualcuno. Chissà dov'è la messa in moto qua. Forse quello lì. Dobbiamo essere vicino a una caserma. Ho sentito suonare la tromba. Era una trasquilla. Oddio! Perché, che c'è? È il segnale per le ventomine. Questa cava non è affatto abbandonata. Mannaggia. Speriamo di fare in tempo. L'odore è freddo. È solo del riccio, del riccio. E questo cos'è? Che c'è in più di questo? Ma che cosa avete fatto al mio pullman? Cosa avete fatto? Non se la prenda, guardi, sia calmo. È argilla, eh? Ah, argilla? Ma no, qui c'è almeno 200.000 lire di danni. E chi paga? Io, pago io. La colpa è mia e pago io. Le chiedo solo una lunga rateizzazione. Beh. Vanno bene 150 rate. Cosa? Non finisci mica qui, sai. Ci vediamo in tribunale. Mandi in galera, Madman. In galera. Certo, se mi passassero al reparto vendiciatura sarebbero 122 lire l'ora in più. E ne avrei pure diritto. Dopo 15 anni di anzianità. Lo chieda a Tamperletti. Io andare da lui a chiedergli un favore? No, non mi abbasso. E lei non si abbassi. Allora come glielo chiedo il favore? Per telefono? Mai. Caro Tamperletti, parla Ravizzi Saverio, reparto montaggio. Sono 15 anni che sto nella tua fabbrica. Esigo che con decorrenza immediata tu provvedi a trasferirmi al reparto vendiciatura. Buongiorno. Buongiorno. Oh. Pronto, parla Tamperletti. Questa è la mia voce registrata. Sono momentaneamente assente. Avete 20 secondi per lasciare un messaggio a partire da questo istante. Ma guarda che t'inventa. Pronto, parla Tamperletti. Questa è la mia voce registrata. Sono momentaneamente assente. Avete 20 secondi per lasciare un messaggio a partire da questo istante. Tamperletti, ormai sono 15 anni che sto nella tua fabbrica. 15 anni! Ma vammo riammazzato! Mica ce l'ho con lei, vada. Pronto, parla Tamperletti. Questa è la mia voce registrata. Sono momentaneamente assente. Avete 20 secondi per lasciare un messaggio a partire da questo istante. Sono Ravizzi, stop causa servizio quindicinale. Chiedo trasferimento reparto vendicatura. Sospendete il lavoro! Sospensione! Venite fuori con me, venite fuori! Con me! Sospensione! Venite tutti attorno a me, qua! Tutti attorno a me! Levatevi le maschere! Le maschere, levatele! Respirate a pieni polmoni! Respirate! Uno, due, col naso! Uno, due! Dottore?
Mi scusi, dottore. Sì? Cosa c'è? Il reparto verniciatura ha sospeso il lavoro, sono fermi. Mi porti subito la giacca e la cravatta. Subito. Questo è il Ravezzi, eh. Uno, due, ecco, tossisci un po'. Lo vedi che sei marcio dentro. Sono le sigarette, ne fumo 40 al giorno. Ma non dire fesserie, questo è l'osso di mercurio che ti sta mangiando i polmoni, guarda questo, guarda, sembra mio nonno, quanti anni hai tu? 30? 35, quanti anni hai? 58, sono dei 14. Guarda che ti sbagli, sa, per me ti sbagli. Uno, massimo 40, guarda, 58 dimostra, ma massimo 40. Magari. Sicuro? Dì la verità. Uno, due, Ravizzi. Presente. Questa è la ricompensa, Fino ad oggi il reparto verniciatura era il più tranquillo di tutta la fabbrica. C'erano i belli addormentati nel bosco, Per fortuna adesso si sono svegliati. Già, poi è arrivato il principe azzurro, fa un bacetto, trac, tutti svegli, mi faccia ridere. Ehi, ridi, Tamperletti Luigi, fate una risata sopra sta coppola di minchia verniciata con lo spruzzo. Avanti, qual è il problema adesso? Qui si lavora in un ambiente malsano e pericoloso, qui si respira ossido di mercurio, sarebbe come a dirsi veleno. Già. Perché lui l'analisi chimica la fa col naso. E come no, guarda che nasca. Io fiuto. Adesso, per esempio, sento puzza di carogna. Io sentire, Ravizzi, anche voi ascoltate bene. Un mese fa sono venuti quelli dell'ufficio di Genova a fare l'analisi dell'impianto di aereazione. Palle. Sapete qual è il risultato? Negativo. Hai visto? Hai visto che sei intossicato per tutto e sei appena arrivato? Ho preso fresco su piazza. Ma non dire fesserie. Assolutamente negativo. E adesso non perdiamo tempo. Forza, lavorare, che io pago. Avanti, forza. Lavorare. Andate paga. A lavorare. Coroni, guarda i crumiri, a lavorare. Sei coraggio, dillo a me a lavorare, sei coraggio. Dillo a me, vai a lavorare. Ravizzi. Vado a lavorare. Bel coraggio, per forza. Tu paghi, io vado a lavorare. Ma questo me lo chiami coraggio, Tamperletto Luigi. Fruttatore e avvelenatore. Non avere paura, vai. Quanto pesi. Mi dispiace. Non è colpa tua, è colpa di Agnelli. Manco in due si può salire su una 600. Spingi, su, spingi. Aspetta. Aspetta, c'è il vetro, i coglioni mi dai, aspetta. Giù piano. Oddio, no! Cracca. Ma muca la riga, tasta la malura. Fuma. Di corsa. Idraulico del cavolo sei, Bellinelli Vezio. Sbrigati a lavorare. Ti ho pure pagato bene. Uè, ma ti metti a fare il padrone anche a te adesso. Non rispondere, zitto, e lavora. Vieni, vieni. Non ti sarai mica dimenticato di portare il martello, vero? No. Allora batti. Piano, batti più. No, no, così forte. Attento. Attento, rompi tutto. Sì, sì. Basta ora. Ma chi è sto rumore? Sono io che batto i denti. Andiamo, va, caga sotto. Un giorno. Oggi è giorno di festa. Com'è bello, lo prima amore. Luce e coda, che bella ancora. Buongiorno, capo. Luce e coda, che bella. Ravisi, attacca l'aspiratore. Pronto, capo. Ma il Tamperletti, l'è arrivato? Ma cosa te ne frega, te? Non me ne frega niente, ma l'è arrivato? Attacca, attacca. Obbedisco.
Vola, 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 e vola, Lucardino, no, tu, cucciolino, e vado. Che odore. Largo, fate largo, per favore. Dottore, pensa che sia il cuore? No, niente cuore, dottore. Solo un'intossicazione da ossido di mercurio concentrato. Internista? No, sindacalista. Allora, avevo ragione, sì o no? Eh? Ha visto che il mercurio c'era. Lo mettiamo un bel impiantino di ventilazione, eh? Uè, Tamperletti. Ravizzi. Sì? Sei un gran figlio di puttana. La Tamperletti presenta Tamperletti con amore. Ho bisogno di te, tu sei parte di me, ti desidero, ti voglio, tu sei la mia Tamperletti. Eh? Allora, che ne dici? Beh, non è male. Grazie, grazie. No, dicevo, la ragazza. No, no, io intendevo pubblicitariamente. Ah, bene, bene, tanto, per quel che serve. Se c'è qualche contrarietà, me lo dica. Contrarietà, caro Orselli, contrarietà. Oggi la vita di un industriale italiano è una guerra continua. L'IVA che arriva e che non arriva, il dollaro che va giù, gli operai che ti chiedono la luna. Sapesse quante volte mi è venuto in mente di... Di vendere? Già, di vendere. Lo faccia. Cosa? Guardi, le propongo di vendere tutto, fabbrica, annessi e connessi. C'è un gruppo tedesco che sarebbe molto interessato all'affare. Poi, mi ci vede a me senza la mia attività? Ma no, coi contanti si può iniziare qualsiasi tipo di attività. Per esempio, c'è in vendita quel bel albergo a St. Moritz. Orselli, la Tamperletti è una S.P.A., società per azioni. Sa quant'è la mia percentuale? Il 46,45%. Però è ben informato, eh. Lei potrebbe comprarne delle altre. Ecco, al prezzo di listino, bel pirla, bel affare che farei. Ma no, 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 lei giochi a ribasso, diamine. Lei lasci andare in malora per un po' di tempo l'azienda e le azioni scendono. Poi ne fa comprare un bel po' da un prestanome e quando ha la maggioranza è fatto. Vende tutto. Senta, senta Orselli, se questo discorso lo sentiva il mio povero papà, la cacciava fuori a pedate nel coso lì, nel culo. Ma a me sembrava che... No, no, è una carognata. Non se ne fa di niente. Ah, senta invece, mi farebbe un favore? Accidenti, sono qui per questo. Mi ridai il numero di quella là del carosello, quella bonazza lì, eh? Gli sposi, auguri! Saverio, non ci vorrei mica fare un comizio anche qua, ora. No, non vi preoccupate, io dico solo... Evviva gli sposi! Non dico nient'altro. Non dico, per esempio, che fra gli invitati c'è qualche faccia che non mi piace. Di quale faccia si tratta, io non lo dico. E chi lo dice? Io non parlo. Saverio, per piacere, fai il bravo. Marisa, sta tranquilla, non lo dico. Io non parlo. Non dico, per esempio, che Tamperletti ogni giorno aumenta il ritmo di produzione, ma delle famose compartecipazioni agli utili. Nemmeno se ne parla. Calma, calma, tanto non lo dico. Non dico nemmeno che la famosa mensa è una fregatura, perché ti sbattono avanti roba con i vermi e ti trattengono 380 lire a pasto. Io non lo dico, io sto zitto, un puto. No, io non parlo, non dico niente, che cazzo. Non parlo. Evviva, evviva! Io non dico niente. Do soltanto un'occhiatina al regalo che il miliardario Tamperletti ha concesso alla sua migliore operaia, a Marisa.
Oh, perbacco. Anzi, scusate, ma qua proprio ci vuole. Minchia, un portachiavi. È di vera finta pelle. Complimenti. Quanto ti sarà costato, eh? 2-3 mila lire almeno. Luigino, ma che rischi fallimento. Senta, Ravizzi, perché non prova a aprirlo? Ah, devo aprirlo. E io lo apro, magari ci trovo dentro un brillantone, eh? No? Una chiave. Una chiave d'oro massiccio. No? Di ferro. È la chiave di un appartamento. Il signor Luigi ci ha offerto un suo appartamento, 2 stanze e servizi. E 1 anno di fitto pagato, fino a ottobre prossimo. È stato proprio un bel regalo, eh? E io che ne sapevo? Non mi dice niente nessuno. Ma gli altri erano tutti al corrente. Ma che, come cadi dalle... Ho visto un portachiave sulla tavola, eh? Senta, Ravizzi, faccia il bravo, eh? Cosa voleva che ci mettessi sul tavolo? L'appartamento? Adesso è una buona occasione di star zitto. Dai, dai, su! Donna, 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 donna. Bella figura mi ha fatto fare da Perletti. Ma hai fregato! Il portachiavi sulla tavola l'ha messa apposta per fregare me, per umiliarmi. Perché sei un gran figlio di puttana da Perletti, Luigi. Perché sei stronzo! Grazie, cara. Congratulazioni. Casa e fitto pagato. Io domani farei uscire sul Corriere uno stelloncino. Padrone e amico. No, 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 no. Lasci stare, Orselli. È quella palazzina nuova sulla circonvallazione. Ah, quella senza licenza, che ha qualche grana col comune. Beh, adesso che ci ho messo dentro 2 operai, non vorranno mica buttarmela giù, no? Pronto, parla Tamperletti. Questa è la mia voce registrata. Sono momentaneamente assente. Avete 20 secondi per lasciare un messaggio a partire da questo istante. Lei mi garantisce il funzionamento, vero? Al 100%. Ogni suono ha, come dire, la propria carta d'identità. Sì, sì. E questa è la carta d'identità ricavata dal nastro della sua segreteria telefonica, vero? Va bene, cominciamo pure. Ma sai che questo qui è un bel mistero? Avanti il primo. Si accomodi al microfono, prego. Posso? Non solo può, ma deve. Io la faccio, signor Tamperletti. Si decida, per favore. No, no, più forte, così non viene niente. Ha sentito cosa ha detto? Avanti. Signor Tamperletti, io la faccio, eh. No, no, non è mica lui. Scusi, eh. Grazie, da quella parte. Scusi tanto, signor Tamperletti. Vado via! Avanti un altro. Si accomodi al microfono, prego. Scusi, scusi tanto. Via! No, no, non è mica lui. Grazie. E dov'è? Prego, si accomodi. Che è il progresso? Il suo quadrucca ti domanda lui di farsi spernacchiare. Dai.
Si accomodi al microfono. Dai, dai, dai. Prego. No, no, non è mica lui. No, non è lui. No, no. Un altro. Dal Nadir va profondo di Vittorio cominciò la scavata in capo al mondo e lo zenite gli sfiorò di Vittorio in Vittoria, di Vittoria. Sbaracca tutti sti macchinari, Tamperletti Luigi, la pernacchia al telefono te l'ho fatta io. Signori, grazie, potete andare. Potete andare, grazie, andate, andate. Caro Ravizzi, ne ero sicuro. Solo volevo avere la certezza matematica. Adesso mi tolga una curiosità, eh? Perché si è messo ultimo nella fila? Cos'è? Paura? Io paura di te. Solo mi son voluto levare la soddisfazione di farti sternacchiare da tutti i reparti. Si muove la farinola, eh? Questo è il più bel giorno della mia vita, Tamperletti Luigi. Si rende conto delle conseguenze che può avere il suo gesto? Certo. Contratto di lavoro, articolo 78,4. Offesa al datore, che saresti tu. Multa adeguata con sospensione fino a 30 giorni. Pago. C'è anche il codice penale. Potrei denunciarla. Sarebbe una vigliaccata? Sì. Sì, Ravizzi, una vigliaccata. Ma siccome questa volta si tratta, come dite voi, dalle vostre parti, di una questione d'onore, allora possiamo risolverla fra di noi, no? Da uomo a uomo. Ma che vuoi fare a botte con me? Non le va? Paura? Figurati, paura d'un mollacchione come te. Ti fottisti, Tamperletto Luigi. M'ha invitato a nozze. Cominciamo con questa. Povero dottore, ma cosa le stanno facendo? Ma lo stanno massacrando. Povero Tamperletti. No. Va bene? Tazzidola! Ha imparato l'otto giapponese per fregare a me! Bella la Svizzera, sembra una cartolina. Tanta tessora c'è il sole e qui piove. Eh sì, ma è pioggia svizzera, non è pioggia pioggia. No, è sole, sole. Mangia, eh? E mangia. I cioccolatini mi fanno venire la diarrea. E a me no. Ah, senti che aria fina, eh? Altro che reparto verniciature. Guarda che belle quelle montagne. Bellissime. Se non stare sempre con gli occhi sui cioccolatini. Guardate un po' in giro, guarda il lago, la natura. Ma che fai? Sei matta? Ma perché? Che feci? Tu sei pazza. Ma che ci vogliamo far conoscere? Da tutti che siamo italiani. Non sai che qui è reato buttare la roba per terra. Ci sono gli appositi cestini, ecco. Questo è un apposito cestino. Hai visto? Guarda qua. Ordinate. Ci vuole tanto essere puliti. Che diavolo? Saverio, perché non ci trasferiamo in Svizzera? Perché trattano gli operai italiani come cani. Cigni svizzere super nutriti. Figurati che mangiano le mie bricioline. Guardia svizzera, super nutrita. Oh, ma guarda, ma quello non è Tamperletti. Ehi, Luigi! Sono io, Ravizzi! Oh, porca vacca, anche qui quel rompiballe. E chi è Cicciotto? Chi è? Quello. Vi ho preso nel filmino, a colori! Ci ha presi nel filmino a colori, aspetta. Ma che fai? Lascialo stare. Stai qui, non ti muovere. Ehi! Luigi! Ma guarda questo.
Ehi là, caro Saverio, come va? Ma che ti è successo? A me? Perché? Non ti ho mai visto così allegro. Ma... gli affari vanno bene, eh? Mm. Sei venuto a portare i miliardi in Svizzera. Io. Quella macchina svizzera non te la conoscevo mica, sai. No, è che, vede, tutta la settimana in città. La nebbia, ma... lo smog, uno la domenica viene qui. Sei venuto a respirare qua. Ecco. Beato tu. E io qui ci sono venuto con mia moglie, bella soddisfazione. Tu invece in bella compagnia, eh? Ma no, no, guardi che qui c'è un equivoco, sa? Bella ragazza. Non creda che io... Un ma chi mostro. È? Ma una, le ho dato un passaggio. Io a quella la conosco. Ma non è... non è quella dei tuoi caroselli? No. Come no? Ma sì, io la conosco. È quella di... Tamperletti con amore. No. E cosa sei? No, ci somiglia. Ravizzi? Io l'ammiro molto, signorina, sa? Sì. Noi due lavoriamo nello stesso ramo. Che fai, caroselli? No, faccio frigoriferi, in fabbrica. Cicciotto, io ho freddo, guarda. Oh, non chiamarmi Cicciotto. Cicciotto. Vabbè, andiamo. Auguri, Cicciotto. No. No, Ravizzi, mi creda. Fra me e quella ragazza non c'è niente. Ci sono soltanto rapporti di lavoro. Ma allora sei un bel fesso. Quella non aspetta altro. Stia zitto, non vede che è una bambina, è ancora minorenne. Come culetto è da maggiorenne, però, eh? Esatto. Io qui sto morendo di freddo, neanche un caffè ho preso. Ciccio, io sono stanca, andiamo in albergo, dai. Ma quale albergo, signorina? Non dica sciocchezze. Ma come quale albergo? Non abbiamo prenotato qui al Royal. Mai detto una cosa simile. Signorina, non cerchi di fare la furba o di incastrarmi, eh? Io incastrarti? Ma sei un mese che mi stai dietro, dovevi pure comprarmi il Piaget. Questa ragazza è una giovane mitomane pazza. Pazza io? Sì. Io ci tengo a dichiarare pubblicamente che sono innamorato di mia moglie più di ogni altra cosa al mondo e non potrei mai avere rapporti con nessun'altra donna. Ah, è così? Va bene. Tassi? Tassi? Alla stazione. Ma lo vedi che l'hai fatta arrabbiare la cicciotta tua? Ma che fesso sei? Impotente! Dai retta a me, corre la presto, sennò quella la perdi, vai, corri. No, no, meglio così, tanto è una matta. Piuttosto mi dia quella pellicola. Non capisco. La pellicola con me è quella là. Il filmino che ha girato con questa. Quanta fretta, sta buono. Prima lo faccio stampare, poi togli il pezzetto e te lo mando, su. No, preferisco averlo adesso. Ah, Saverio, lì sei? Oh, così piglia luce, Luigi. C'è dentro il coso, il lago, i cigni, che se mai. Ravizzi, le ordino di consegnarmi quella pellicola. Oh, qui mica sei in fabbrica, sa. Qui sei all'estero, sotto legge svizzera, sta buono. La voglio. Ma guarda questo. Io la conosco, sa. Le vuol farmi un ricatto sindacale. La conosco io. La conosco. Aiuto, aiuto, la pena che resistessero. La Cina è ripresa. Polizia, lascia stare mio marito. Ma non urlare, cretino. La signora Ravizzi. Permette, io sono Tamperletti della Tamperletti. Tamperletti. Il signor padrone. Ma che padrone? Che siamo, nel Medioevo? Ma Saverio, è Tamperletti. Signora, vede, io avevo chiesto in prestito a suo marito, la Cina è presa. Lui non vuol darmela perché dice che si rovina la pellicola. Ma certo che ce la dà, vero Saverio che ce la dai? No. E tanto la pellicola dentro non ci sta. È scarica. Sì, troppo cara in Italia costa. La comprai qui da tabaccaio svizzero, 50 lire al risparmiato. Ferre, insomma, non è possibile, mi potevi avvisare, no? Ma perché? La stazione dov'è? Prima strada a destra. Buongiorno, prego passaporto. Grazie. Buongiorno, segrete. Niente da dichiarare. Non ho parlato. Saverio? Sì. Saverio, vedi, fregati li abbiamo. Disonesta. Saverio, che fai? Stai zitta. Saverio, ci arrestano. In galera ti mando io. Ma cosa fa quel pazzo? Si metta più a destra, lei. Senta. Come cittadino e persona onesta devo dichiarare che per errore abbiamo contrabbandato 5 scatole di Lindt, 3 di Drost, tubolari. E questa. Saverio! Saverio! In prigione finiamo. Vada avanti, per favore. Ancora, grazie. Ma chi è quello? Un coglione. Saverio! Che? Alveglia. Saverio!
serio? I piedi sul divano, metteste, ah. E dove devo ficcarli? In tasca. Insomma, che vogliamo fare? Una volta tanto che è Natale usciamo tutti insieme, vogliamo stare in pace, sì o no, eh? Papà, è quasi ora di andare, la messa sta per cominciare. Pronti, sono pronto. Guarda, il vestito appena serrato da sguacciesti, eh? Frego, figurati se vado a messa a far vedere il vestito io. Tu no, eh? È vero, tu non sai nemmeno dove sta di casa la Modestia, vero papà? Papà. E Giuseppe? Dov'è che non lo vedo? Beh, è un ragazzo, eh. Ma che c'entra? È andato con gli amici a ballare. Dove? È un ragazzo, eh. Dove? Alla lucciola. Ah sì, adesso insegno io l'amore per la famiglia a tuo figlio. Con la famiglia, almeno a Natale. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. La grazia e la pace di Dio nostro Saverio. Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con Saverio, tutti voi. Ma chi mi portaste? Tuo figlio. Il Signore sia con voi. Ma questo non è Giuseppe. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Sono tutti uguali questi capelloni, per forza. Guardi, scusi, c'è stato un equivoco, abbia pazienza. Può anche andare, vada pure. Credevo che lei era della polizia. Già che ci sono, dico una preghiera. Ah, ecco, bravo. È Natale. Il figlio di Dio ha voluto nascere in una capanna, in un umile luogo, per farci sentire ancora di più che è nostro fratello. Ed è proprio nella notte del Santo Natale che ogni uomo si sente figlio di un unico padre. E quindi... Chiedo la parola. Saverio Ravizzi, siamo in chiesa. Non è un'assemblea di fabbrica questa. Don Carlo, è Natale. E io devo dire qualcosa ai fratelli. Solo un appello, pochi secondi. È molto inconsueto, ma... parla pure. Grazie. Ebbene, è Natale. E col Natale sono tornati dalla Svizzera 8 fratelli lavoratori del nostro paese. Sono tornati per trascorrere qualche giornata in letizia con i loro familiari. C'è chi ha il padre malato, chi la madre, chi il figlio ancora piccolo, chi la sorella, chi... Ah sì, vengo al dunque. Io che viaggio spesso, e fra le altre nazioni ho visitato anche la Svizzera, e so come vengono trattati lì, chiedo che questi 8 fratelli non devono più ritornare nella matrigna terra straniera. Chiedo che restino qui a Bissola, che è la loro casa e la loro patria. Bello, veramente di cuore, grazie. Non mica finito, mi lasci finire. Lei mi interrompe. Qui a Bissola Lambro, fratelli miei, l'industria fiorisce. Sì, fratello Tamperletti, ti stai ad agitare tanto e fai pure il sorrisetto sardonico. C'è qui il fratello Luigi Tamperletti, che ha una fabbrica bella e grande. E quindi, a nome delle 8 famiglie degli emigrati, io ti chiedo, fratello, che questi 8 ragazzi mischini non debbano più andarsi a cercare il pane amaro oltre frontiera, ma che trovino occupazione alla Tamperletti di Bissola Lambro. Ehi, ti prego! Siamo bravo, signore! Bravo! Senta, Ravizzi. Fratello Ravizzi. Fratello Ravizzi, faccia il bravo, non faccia ste buffonate in chiesa la notte di Natale. Ah sì, perché secondo te sarei un buffone a chiederti di assumere 8 operai. Ne ho già 142 che lavorano qui, e coi tempi che corrono. 142 più 8 fanno 150 tondi. Tamperletti, è Natale, eh? Non mi puoi dire di no. Lei vuole una risposta qui, adesso? Sì. Allora? No. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Dai, chiudete. Buon viaggio, Martino. Diralo solo, ma andiamo via subito. Qui non si passa. No!
Ma io devo fare le consegne, domani devo essere in Germania. E invece resti qua così ti fai pure il Capodanno a casa. Ma che Capodanno, io sono di Benevento. Sorridi, non vedi che c'è la stampa, sorridi. Così ti pubblica la fotografia sul giornale. Ma io che faccio? Telefoniamo al padrone. Stai in montagna, non fai errore qui. Un po' di caffè caldo. Ah, grazie. L'hai avuto te? Sì. Umido. Eh sì, è umido. Pensa anche a quelli sopra, quelli là. Si copre che fa freddo. Grazie. Grazie. E tu? E io ho la giacca. E poi adesso vado in macchina. Vieni anche tu? No, no, io resto in trincea. Copritevi che la notte è lunga. Poi là, sono tre ore che stiamo qui. Ecco l'orso Yogi. E adesso è febbre. Mi spacco la faccia. Bella porcata, eh? Mi ci hai costretto tu. Ma lo sa cosa sta combinando? Ma lo sa che su quel camion ci sono 60 frigoriferi che devono essere consegnati all'estero? E con ciò? Ravizzi vuol farmi pagare dei milioni di penale. Lei è un vandalo. Uè, San Perlito Luigi. Attenta come parli, sa. Se no? Niente. Tu accetti la sacrosante richiesta. Assumi gli operai e il camion parte. No, no, il camion parte lo stesso. Del disimi. Martino. Martino, campanaro di Indonda. Metta in moto e parta. Allora stasera siete tutti pazzi. Ma come faccio con tutti quei cristiani là? Cos'è, si rifiuta? È chiaro che mi rifiuto, io non ho capito. Adesso ve lo faccio vedere io come si fa. Fate voi. Paura, bleffa. Dice, ma vi assicuro che non parte. No! Non fermarti! Ferma! Ferma! Paragusto, fermati! Ferma! Ferma! Non scappate! Tornate ai vostri posti, non scappate, cretini! Fermi! Stiamo combattendo per una giusta causa! Santa Rosalia, fallo fermare! Guarda che quello lì ti sta portando! Guarda che... Va bene, Ravizzi, basta, ha vinto. Si alzi, è finita. Ma come fai? È svenuto? Saverio! Saverio! Dai, forza, Saverio! Morto sono. Ma che, hai vinto? Abbiamo vinto! Hai vinto! Non per me! Assumo i suoi 8 operai. Sento? Sì. Viva! Sì, ma non basta. Devo farti un'altra richiesta. Ancora? Sì. Devi mettere la musica in fabbrica. La filodiffusione! Dischi di Claudio Villa. È bravo, è bravo. Ecco, io abito là. Beh, allora ciao. Ciao. Tu dovrai correre, dovrai fare in fretta tra qualche ora e mezzanotte. Comincia l'anno nuovo. E tu come la passi la mezzanotte? Una vasca. Eh? A letto, a casa mia. I miei a quest'ora dormono, figurati se hanno intenzione di festeggiare l'anno nuovo. Tu invece a Milano, magari un sacco d'amici, così. Per i night, champagne. Beh, da te. Ma va là, torna a casa sulla soletta. Scriverò un bell'articolo sull'eroica azione del Saverio Ravizzi. E poi me ne vado a letto. Sono così stanca. Beh, allora, ciao. Buon anno. A meno che... A meno che? Ma no, niente, era un'idea un po' pazza. E poi tu hai moglie, bambini. Certo. Noi che scherziamo.
Grazie. Oh, piacere, Gustavo, piacere, Marco, ingegnere, bravo. E noi andiamo via. Prego, prego, ti raggiungo subito, vai. Allora. Allora, che cosa mi dice? Bene, bene, come ha consigliato lei. Sì, l'ho data vita a Raviti, resa totale e incondizionata. Doveva vedere la scena del camion, sono stato un fenomeno. Stupendo. E le elezioni quando ci saranno? Tra 15 giorni. Attenzione, attenzione, leggiamo i risultati delle votazioni. Schede bianche 4. Gisl, D'Alessio Costanzo voti 16. Sigel, Taruffi, Cesare voti 28. Lista indipendente, Ravissi Saverio. Cosa? Ma che è, uno scherzo? Aspetta un momento. Silenzio. No, dico, ci deve essere un errore. Io mica mi sono presentato candidato. Non ho firmato nessuna lista, io non... Ravizzi, noi siamo solo la commissione di sfoglio. Qui ci sono voti a tuo favore e noi ne prendiamo atto. È chiaro? Lista indipendente. Ravizzi Saverio, voti 102! Io non so niente. Che devo fare? Ditemi voi, che devo fare? Non so. Ma dai, non mi scende la cascosa. Vabbè, tutti andati. Ma parlo io. Sempre Claudio Villa. Mike, mi sento un disco. No. Grazie. Che a me mi piace tanto. Auguri, Saverio. A dopo. Auguri, Saverio, in gamba. Ho il pacchetto delle rivendicazioni pronto. Io. Pronto, e questo è soltanto l'inizio della marcia. Saverio, sei duro. Non mollare. E che un'altra cosa? Sbrigati, sei ancora in te. Conosci Filippo? Non ho il piacere, chi è il tuo figlio? No, è il mio cagnolino, vorrei poterlo portare con fabbrica, stai a casa, si annoia. Gli domandi al padrone se mi sposta da quel finestrone, perché c'è una filatura d'aria proprio qui, sulla spalla, gli fa male. Vuoi cambiare posto? Cambiamo posto. Scusa, Ravizzi, ma ti sembrano cose serie queste? Ma io non ti capisco, D'Alessio. Sono 15 anni che stai qua e non sei riuscito ad ottenere nemmeno i cessi puliti. Ha ragione. Gli operai mi hanno fatto delle richieste e io come loro, legittimo rappresentante, tac, vado e presento le richieste. Io mica chiacchiero, faccio i fatti. Ma ci sono cose molto più importanti da discutere. Lo sai che fra 8 mesi scade il contratto nazionale?
Quelle sono cose serie. Fra quanto tempo scade? Fra 8 mesi. E fra 8 mesi ne parliamo, campo a cavallo. Qua ci sono cose più urgenti. Ragazzi, ho una bomba in mente che non ve la potete nemmeno immaginare. Le bombe, sì, le bombe! Mettiamo le bombe! Sì, le bombe, le bombe! Scusate, compagni, lavoratori, buone notizie! Abbiamo rotto le trattative! E le chiamo buone notizie! Silenzio, silenzio, porco Kaiser! Saverio, ti hanno fregato! Ho detto buone notizie, la ragione c'è! Aspettate che ora vi parla lui e poi capirete! Tamperete Luigi, vieni su! Vieni! Cari amici! Ho sbagliato attentamente tutte le richieste che mi ha sottoposto il Ravizzi. Sono senz'altro accettabili. Su un solo punto non abbiamo potuto trovarci d'accordo. Sulla questione cioè della compartecipazione agli utili. Hai capito la bomba? Si tratta di un aumento sulle buste paga di circa 16.500 lire a settimana! Io personalmente condivido e accetto la richiesta del Ravizzi. Ma io conosco bene i miei soci azionisti. Non so se accetteranno di buon grado una soluzione del genere. A meno che non si trovino di fronte ad un'azione di forza. E cioè a uno sciopero d'oltranza a cominciare da questo istante! Ravizzi! Lo sciopero è un'arma da usare con intelligenza, solo in casi gravi e estremi. E questo non è un caso grave, scusa. Come rappresentante della CGIL chiedo che questa decisione venga rinviata dopo un attento esame della situazione. Ma dico, come rappresentante della CISL, io mi associo in tutto e per tutto al mio collega. Che vi mettete a fare i crumiri adesso, eh? Ricominciamo tutto da capo. Chiacchiere, discussioni, parole, parole. Ma chi parla? Ho capito, va, scusate un momento. E levalo di mezzo, copiato, abbi pazienza. Scusate, dato che si verifica qualche ripensamento, passo ai voti. Chi è per lo sciopero, alzi la mano. Ecco, più chiaro di così. A questo punto è meglio avvertire Roma. E presto. Fermi! Fermi! Ma che siete diventati? Ma niente violenza! Niente violenza! È successo che questi qui vogliono andare a lavorare! E te che ti frega? Che ve ne frega? Voglio andare a lavorare! È nel loro diritto, avanti! E allora lo sciopero! Lo fa chi lo sente! Sciopera chi ha il coraggio di soffrire per il miglioramento della classe operaia! Chi è pronto a lottare per il sopravvenuto disgusto contro il sistema capitalistico? Però c'è la libertà. E ognuno è libero di fare quello che vuole. Prego. Se però chi non aderisce... Lasciatemi passare. Quando tutto sarà finito, si troverà lo stesso nella busta paga il premio di produzione. E vabbè. Allora sarà la sua coscienza a dirgli... Hai sbagliato. Falli passare. Prego. Dai, va dentro. No. Avanti, entrate, non avete paura. Potete entrare. No. Bravi! Sono dei bravi! Erano sbagliati, picciotti. Sono dei veri compagni. Basta, andate ai vostri posti. Ancora un'altra vittoria, ragazzi! Sì, ma quella non è la Giuliana. Sì, a lei. Hai visto il bel portamento, Hai visto? Giuliana! Sì? Senti, se tu eri nata in Cina, sai come ti avrebbero chiamata? Come? Chen Belkul! Quanto durerà sto bordello? Poco, ancora un paio di giorni gli azionisti caleranno le braghe. E se non se le calano? Gliele caliamo noi. Camperletti! Cosa aspetti? Camperletti! Ma io da fanculo, fanno la musica giapponese e non mi fanno il rumore. Tu sei io? Scopo! Ma c'è una
fortuna, te, dai, basta. Zapatino. Affio, bene. Dunque, paro, carta sparata. E chi hai? Io giocherei il re. E che c'entra il re? E poi di che ti impicci tu? Tonino! Ma tu guarda, da dove cavolo sbuchi fuori? Questo è Tonino Pagliaro, un amico di Roma. Piacere, Tonino. Un figlio della vacca, questo, una volta mi ha piantato durante la marcia della Pirelli. Bravo. E come mai sei qua? Sei di passaggio oppure ti fermi? Sono venuto a parlare con te. A parlare con me? Sì. Ma allora è una cosa seria. Sei rimasto senza lavoro. Ma guarda che qui a Bissola ce la passiamo male. Lavoro mica ce n'è tanto. Ah, ti ringrazio, non è per questo che sono venuto. Ah no? Allora parla. Un bicchiere di vino per venire con Tonino. Forse è meglio fare due chiacchiere da solo. Allora vieni a casa, così conosci mia moglie e i miei figli, vieni. Sono già stato a casa tua, sono stati loro a dirmi che eri qui. Ah sì? Come sei venuto, in macchina? No, in treno. Ah, io la macchina ce l'ho, ma per risparmiare benzina. Per via della un momentaccio. Ah, lo sai pure tu. Vieni, montali di porto, su. Tonino Pagliari. Ti ricordi la famosa marcia, Lì, è sta nebbia del nord. Te ne accorgerai dalle parti di casa mia. Ma che lavoro fai? Aspetta, fammi indovinare. Commerciante, ci hai indovinato? No, lavoro nei sindacati. Ah, pure tu. E che fabbrica? Direzione generale. Ah. E le fodere? Tonino, tu hai fatto il miracolo, dopo 15 anni. Che hai detto? Scusa, non capisco. Non capisco io. Allora. Sì. Ma Saverio, ma prego, accomodatevi, state tranquilli, liberi. Dopo 15 anni, ti rendi conto, Tonino? Dunque. Stiamo esagerando. A noi due. Allora, dimmi, com'è che dopo tanti secoli ti sei ricordato di Ravizzi Saverio, Forse io sono di troppo, è meglio che vado, no, vero? No, signora, rimanga, guardi. Il suo consiglio è necessario. Rimango, grazie. Ecco, Saverio, io sono venuto per il tuo sciopero. Ah, bene. A Roma approvano, vero? Vogliono estendere l'agitazione agli altri settori dell'industria, no? No, a Roma disapprovano. Porci, sempre soliti romani. Arretrati e mangia pane e uffo. E anche terroni. Ma scusami, anche tu sei siciliano, Io mi sono europeizzato. Avanti, continua. Senti, Saverio, sai cos'è un sindacato giallo? Roba di maoisti, cinesi. Noi non abbiamo niente a che fare con questa gente, te lo posso garantire. Un sindacato giallo è un sindacato che si forma per volontà del padrone. Di conseguenza, invece di fare gli interessi degli operai, agisce in effetti per aiutare le mire del datore di lavoro. Ah, bella merda, roba da impiccarli. Il tuo, Saverio, è un sindacato giallo. Come ti permetti? Il tuo padrone ha favorito la tua elezione. E adesso ti usa come una marionetta. E tu ci vieni da Roma per dire se Frignaccio è qua. Io marionetta. È vero o no che il Temperletti stesso si è detto contento della proclamazione dello sciopero? Sì. Ma che c'entra? Pagliare Tonino. Ascoltami bene, sturati le orecchie. Io sono una persona onesta. Io sono stato eletto sindacalista con l'onesto consenso dei lavoratori. E tu che minchia ne capisci? Ragionare non vuole, come sempre. Non ti impicciare, tu terrone ignorante. Io mica sto come te a scaldarmi il culo su una poltrona a Roma, sai. Io agisco, io mi muovo. Io continuo per la mia strada. No. Tu stai fermo adesso. Hai già combinato un bel casino e piantala di agitarti, hai capito? E chi lo dice? Noi lo diciamo e devi ascoltarci. Devi sospendere lo sciopero. No. Ma insomma, ma chi ti credi di essere? Non sei nessuno. Come nessuno? Io! Ho ottenuto la mensa! Ho fatto mettere il depuratore! Spostare fermate, assumere nuova manodopera, io! Io faccio i loro interessi! Non sono una marionetta in mano del padrone, io! A me mi vogliono bene! Mi stimano! Io qui sono... Io sono un direttorio! E non accetto ordini da nessuno! E allora... Diciamo che ti consiglio di sospendere lo sciopero. Io non sospendo niente, capito? Tu già una volta mi hai piantato in mezzo alla strada. Adesso che vuoi fare? Vuoi darmi un'altra pugnalata dietro la schiena? Quanto zucchero?
Erano altri tempi. No, ora è lo stesso. Sei sempre il solito vigliacco a cacasotto. E tu sei uno stupido ingenuo. Ah, dici pure le parolacce adesso, stronzo. Ma papà, non essere ridicolo, il signor Tonino ha ragione. Sta zitta tu, svergognata e sottosviluppata. Saverio, tu sei impazzito. Lo scusi, signor Tonino. Bene, bravi. Bella famiglia. Tutti contro di me. Tutti contro di me, proprio quando uno avrebbe bisogno del loro aiuto. E per forza, arriva un pirlone a Roma a dire quattro fregnacce. E uno leva il cielo quando le poltrone. L'altro si permette di chiamare suo padre ridicolo. Ma che siete tutti d'accordo? Ma calmati, Saverio. Non mi calmo, no. No! Anzi, io prendo pure a calci sti mobili schifosi. Sti mobili di merda. Così, perché mi sono rotto i coglioni del salotto, dei cioccolatini svizzeri, del tavolo di luce, della fabbrica, della moglie, dei figli. Ma sì, ma sta fermo. Calmati, Saverio. Sapete che novità c'è? Me ne vado. Vi lascio per sopravvenuto disgusto. Ma dai, basta, calmati. Levati, Tonino. Levati. E tu? Papà! Successo di tanto grave? Sono scappato di casa. Come un ragazzino? Ho piantato tutto. Moglie, figlio, figlia, salotto, tutto. Ho deciso. Sono venuto a vivere con te. Solo con te. Tu sola mi capisci, Vera. Vera, chi è a quest'ora? Buonasera. Scusa un momento solo, eh? Va bene. Non lo sapevo che avevi un fratello. Non è mio fratello. Cugino? È un amico. Ah, e l'hai ospitato qui per stanotte? Ma dove lo metti? L'appartamento è così piccolo. Dentro la vasca. Dorme con me. Anzi, non capisco bel niente. E scusa, dopo quello che c'è stato fra noi, mi potevi pure avvertire, che cavolo. Io ho piantato pure la famiglia. Saverio. Saverio. Non ti arrabbiare. Abbiamo passato insieme una notte di Capodanno meravigliosa. Non era mica detto che dovevamo sposarci, no? Su. Ragiona. Ragionare, ragionare. Oggi tutti mi chiedono di ragionare. E va bene, ragioniamo. E con ciò me ne vado per sopravvenuto. Venuto disgusto? Per sopravvenuto ragionamento. Addio, Vera. Senti, aspetta. Che devo aspettare? Se non venivi tu da me, sarei venuta io a cercarti domani o dopodomani. Volevo dirti... Vera. Vera. Allora è con me che vuoi stare. Vai, ma caccialo dal tuo letto, quel pelosone là, vai. Ci vado io, anzi, ci vado io, eh? Non hai capito. Venivo da te come giornalista. Ah, a fare che? A farmi una fotografia. Come giornalista e come amica, per darti un'informazione molto riservata. Me ne frego io delle tue informazioni. Questa invece ti interessa. Il Tamperletti vi sta prendendo in giro. Lo sciopero gli serve per giocare al ribasso. Domani ha una riunione coi soci per comprarsi la maggioranza delle azioni. Bene, così cederanno le nostre giuste richieste. No, Saverio. Lo fa per poter vendere la fabbrica a una società tedesca. Sveglia! Sveglia! Cosa c'è? Cosa c'è? Ma chi è che grida? Ma cosa c'è, Saverio? Sveglia! Casiraghi! Ma sei che? Dov'è tuo marito? Alle andai in fabbrica. Bene, bene. Sveglia! De Paolis! D'Alessio! Tutti in fabbrica! Bellinelli!
servizio. Non c'è, è da John Fabrica. Ah, meno male. Bravi, bravi, hanno capito, bisognava tornare a lavorare. Chiamate la polizia! Traditor, ladder, facciamo la polizia, peschi! Ma è per il nostro bene, ascoltatemi, quello avete tutto ai tedeschi! Ma quali tedeschi? Ma il fascista! Ma è la verità, credetemi, la verità! Ma perché non mi volete credere? Io non c'entro niente! Se giusta, non fanno male, vero? Fanno male. Ma se la causa è giusta, non possono fare male. Non fanno male a te perché non li becchi, ma a me fanno male. Un giorno capirai che tutto questo era necessario. Peppino, io ci arriverò a quel giorno. Basta, adesso basta, basta. Basta, 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 basta. Basta. Adesso basta, su, basta. Basta. Grazie, Peppino. Ma no, Saverio, sono Tonino. Tonino. Su, su. Dai, 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 dai
Dai, Camilla. Meno male che sei arrivato in tempo. Una vita gli ho dato a questi, una vita. Anni di lotta per migliorare le condizioni dell'operaio. Sì. E questa è la ricompensa. Tu sei sempre stato dalla parte sbagliata, non sei mai stato dalla parte dell'operaio. E che sono stato? Dalla parte del padrone. No, dalla parte tua. Vuoi venire a lavorare con me a Roma nei sindacati? Così finalmente potrai fare qualcosa di utile per la categoria. Sì, sì, Tonino, vengo con te. Grazie, Tonino. Hai ragione tu. Io sono sempre stato un rompicoglione, un ribelle, un individualista, ma con te nei sindacati sarà tutto diverso. Oh, ma guarda che è una vita dura, sai, non ci sono pause, non ci sono... E chi se ne frega? Non me ne frega niente, io lavoro giorno, notte, lavoro sempre, mi piace lavorare. Io non chiedo niente. Ma gli straordinari li pagano. E qualche volta, quando ci sono i soldi in cassa? Come qualche volta? Li devono pagare, Donino, ma che pezzo sei? Se non li pagano, si sciopera. Scioperare? Noi? E chi se no? Noi scioperiamo. E quante mensilità ti pagano? 13. 14, Donino, ma che c'hai qua? 14, ah! E la gratifica? Ma quale gratifica? E la mensa? Ma che sei cretino, Donino? E la cassa malattia? Non corre, Donino. L'Inps, l'infortunio, la Previdenza, gli assegni familiari. Ma meno male che vengo io, così